Ben ritrovati con la rassegna stampa e studio con voi Rosario Moreno. DL Scuola, ostruzionismo del centrodestra, 172 iscritti a parlare alla Camera, voto a poche ore dalla scadenza. Striscioni in aula e bagarre, Lega e Fratelli d'Italia paralizzano l'approvazione del provvedimento che contiene le novità per la maturità e per i concorsi per l'assunzione dei precari. La votazione finale è fissata per sabato mattina. Piano industriale, Mittal dice 3.200 licenziamenti, scarica i 1.800 operai che aveva promesso di riassumere. I sindacati dicono Covid è solo l'alibi. Ben 3.200 gli esuberi e il mancato assorbimento dei 1.800 dipendenti, rimasti temporaneamente in forza Ilva in amministrazione straordinaria. Sono i numeri contenuti nel piano industriale per l'ex Ilva inviato appunto da ArcelorMittal Italia al governo. Un piano di 500 pagine che porterebbe l'organico diretto dell'azienda dagli attuali 10.700 lavoratori a soli 7.500. Coronavirus, baffi di Italia Viva dalle dimissioni da presidente della commissione d'inchiesta in Lombardia, era stata eletta dal centrodestra. Dopo 10 giorni ha ceduto alle richieste dei partiti alleati. Se fosse rimasta alla guida, l'organismo sarebbe rimasto un guscio vuoto, visto che i consiglieri di PD e 5 Stelle avevano abbandonato i lavori per protesta. Statuto e Bonton vogliono che il candidato eletto sia designato appunto dalle opposizioni. Ex segretaria del PD di Codogno, Baffi è in buoni rapporti con il governatore leghista Attilio Fontana, con il quale è ritratta in una foto pubblicata sui social a fine febbraio insieme alla scritta «Presidente, ci fidiamo di te». Coronavirus, dottoressa e imprenditore arrestati a Saronno. L'intercettazione dicono ma tu devi chiedere tutto ciò che è materiale Covid. Insomma, fa scattare l'indagine di carabinieri e finanzieri la denuncia di un altro medico sullo sfondo con altri personaggi che avrebbero fiancheggiato la dottoressa che negava materiale necessario ai reparti per consegnarle al complice. Mi dispiace per i pazienti, però ho detto mi dispiace, non ne ho, così rispondeva. Vaticano ha arrestato un broker per l'affare del palazzo a Londra, contestati estorsione, peculato, truffa aggravata e autoriciclaggio. Quindi estorsione, peculato, truffa aggravata e autoriciclaggio sono questi i reati contestati dal promotore di giustizia Vaticano a Gianluigi Torsi, di professione broker, per il caso della compravendita di immobili a Londra. A Torsi vengono contestati vari episodi per i quali la legge vaticana prevede pene fino a 12 anni di reclusione. Notizie da Napoli e dalla Campania. Coronavirus ancora una volta 0 nuovi casi, il secondo giorno consecutivo. Per il secondo giorno consecutivo l'unità di crisi della regione Campania ha comunicato che non ci sono nuovi casi di coronavirus nel territorio regionale. I tamponi analizzati sono stati ieri 2.918 per un totale dall'inizio della pandemia di 215.404 test effettuati e analizzati. Il numero totale quindi di casi positivi dall'inizio della pandemia resta fermo a 4.822. Riaperture in Campania, la nuova ordinanza torna il wedding locali nel weekend aperti finale 2. Come annunciato già nel pomeriggio da Vincenzo De Luca, è stata siglata dallo stesso governatore l'ordinanza numero 55 della Regione Campania, che introduce ulteriori novità a proposito della nuova fase post-emergenza sanitaria. Salvini dice De Luca ha imbarcato tutti con Mastella, De Mita e Pomicino, sono i fantastici quattro. Noi vogliamo vincere ma non venderemo mai l'anima al diavolo come ha fatto De Luca. Insieme a Mastella, Pomicino e De Mita formano i fantastici quattro. I nostri elettori ci chiedono il cambiamento, se questo è il suo modello glielo lascio, così ha detto Salvini. Notizie da Treviso e dal Veneto. Treviso, MOM persi 8 passeggeri su 10, 5 milioni per il rilancio. Via un maxi piano di sanificazione in tempo reale per depurare l'aria sui mezzi. Con la Dondi c'è troppa paura di viaggiare, insomma ipotesi di proroga degli abbonamenti. Aeroporto di Treviso chiuso fino a ottobre, gli albergatori dicono che è un disastro. Pozza dice mazzata l'economia della marca e Kerr dice o si allunga la cassa integrazione o avremo un esercito di disoccupati. E Caprari dice ci vorranno almeno 2 anni per tornare ai livelli pre-Covid-19.
Malore fatale mentre a casa dell'amico muore a 23 anni Matteo Martin, studente di Romano Zezzelino, ha perso la vita per un arresto cardiaco alle ore 9 di venerdì 5 giugno. Inutili soccorsi, indagano i carabinieri di Pieve del Grappa. Zaia dice le frontiere vanno riaperte, i cinema e i teatri dal 15 giugno. Ospite del punto stampa di venerdì 5 giugno, il dottor Paolo Navalesi, guru della terapia intensiva, ha detto che clinicamente il coronavirus non c'è più e oggi in Veneto. Cemento e mattoni, blitz all'assessorato all'urbanistica del comune di Treviso. I giovani del movimento Free Day for Future hanno manifestato la loro contrarietà al progetto del nuovo aliper di Viale della Repubblica nella giornata mondiale dedicata all'ambiente. Notizie dal Friuli, Venezia Giulia. Maltempo in Friuli, scatta la conta dei danni. Riccardi dice le opere di manutenzione eseguite dopo l'uragano Vai hanno evitato conseguenze ben peggiori. Dall'inizio dell'allarme maltempo scattato con le piogge nella notte tra giovedì e venerdì, durante la quale si sono riversate al suolo oltre 200 mm di pioggia, la protezione civile regionale ha messo immediatamente in campo i volontari, complessivamente 230 di 40 comuni, con 85 mezzi che si sono adoperati per attuare i primi interventi a supporto e tutela della popolazione. Lo ha dichiarato il vice governatore della regione con delega alla protezione civile, Riccardo Riccardi, che al termine della giunta ha effettuato alcuni sopralluoghi sulle aree colpite, in particolare a Prepotto, Savogna, San Pietro al Natisone e San Leonardo, per stimare i danni e determinare la priorità degli interventi da eseguire. Ultimo appuntamento Covid da Gorizia, è venuto il momento di guardare avanti, commenta il sindaco Ziberdi, ma non mancheranno gli aggiornamenti. Lo confesso, carissimi amici, questo appuntamento serale è stato per me uno dei momenti più intensi, più importanti, più coinvolgenti da quando sono sindaco. Commenta così da Gorizia Rodolfo Ziberda. Fin dai primi momenti in cui si è affacciata questa epidemia ho condiviso con voi non solo le informazioni, ma soprattutto emozioni, ansie, speranze, delusioni, dolori e gioie. Ho pianto e ho riso con voi, ci siamo presi per mano e abbracciati. Neppure per un momento da allora abbiamo sciolto questo abbraccio che mi ha dato tanta forza, che mi ha guidato e supportato nei momenti più difficili. Mi sono sentita talmente vicino a voi da sentirmi voi e mi è davvero difficile oggi rinunciare al nostro appuntamento serale, ma è venuto il momento di guardare avanti. Cuccioli troppo piccoli, scoperto traffico di animali. La Polizia di Stato ha fermato a Palmanovo un furgone che trasportava 39 cuccioli di diverse razze, un gatto e un centinaio di criceti. Durante uno specifico servizio di contrasto al fenomeno del commercio illegale di cuccioli di animali da affezione, svolto dalla Polizia Stradale di Gorizia e dal Corpo Forestale Friuli Venezia Giulia, con il coordinamento del Centro Operativo Autostradale di Udine, nel pomeriggio del 2 giugno al casello autostradale di Palmanovo è stato sottoposto a controllo un furgone. Austerity estiva, senza grandi eventi, le ultime norme governative e l'interruzione della maggior parte dei tour internazionali riportano il Friuli indietro di decenni. Da più di 20 anni l'avvio della stagione dei concerti all'aperto in regione coincide con l'inizio dell'estate, o in meglio coincideva, perché l'epidemia ha portato con sé, oltre a tutte le altre problematiche sanitarie, economiche e sociali, anche l'impossibilità di vivere un paio d'ore in compagnia ascoltando musica dal vivo. Un'attività forse poco rilevante per qualcuno, ma che fattura cifre importanti e con un indotto per bar, ristoranti e negozi è già piegato dal lockdown. La scuola musica di Casarsa tra lezioni online e voglia di ripartire. Tesolin dice dobbiamo rimandare al 2021 il saggio di fine anno, purtroppo questa emergenza detta delle priorità e quindi dobbiamo rinunciare a questo spettacolo. La scuola di musica di Casarsa tra lezioni online e voglia di ripartire, appunto, non si terrà quest'anno il tradizionale saggio di fine anno al Teatro Pasolini della scuola di orientamento musicale di Casarsa della Delizia, la cui segreteria è gestita dalla Pro Casarsa della Delizia. L'emergenza Covid-19 ha infatti imposto di sospenderlo, nonché ha determinato durante il lockdown lo stop anticipato di tutte le lezioni di musica in presenza. Però gli insegnanti sono riusciti comunque a rimanere in contatto con gli allievi e si conta di poter ripartire a partire dall'autunno. Bene cari amici, con questo è tutto, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.